Ok, loro sono, fanno copia, diciamo, tutti i giorni sono amicissimi, diciamo così. Mirko e Mirko che ci portano Kasma e Jubaru, il nostro Subaru, prima, prima coppia, coppia qui a Pino Fantasy. Un applauso, prego, dai! Ciao a tutti, sono Subaru Mizuki. Sono uno sciocco sprovveduto, nonché uno squattrinato senza uguali. Piacere di conoscervi! Salve, sono Kasuma. Dovrei dire una frase ad effetto? Senti, hai detto di chiamarti Kasuma, no? Sì, sono Kasuma. Sato Kasuma? Sì, sì, Sato Kasuma. Per caso... Aspetta, lascialo dire anche a me! Sei senz'altro stato reincarnato in un altro mondo! Convocato? Reincarnato? Lo avevo capito dal tuo nome! A confermarlo a me è stata la tua tuta! La indossavo anch'io quando mi sono reincarnato! La tuta! Un oggetto indispensabile per l'uomo che non lascia mai la sua camera! No, veramente uscivo dalla mia camera! Ma poi sono morto! Di solito, quando ci si rincarna in un altro mondo, si ottengono poteri extra, no? Già, capisco cosa intendi. Una roba tipo, sono una bomba, vinco tutto facile! Mi pare giusto, no? Eppure la realtà è deludente. Già, è dura, veramente dura. E io dovrei sconfiggere il re dei demoni. Mi hanno detto che avrei ricevuto un bonus con la reincarnazione, quindi ero tutto entusiasta. E invece cosa ottengo? Quella stupida e inutile idea, mentre il mio party è composto da una maga fanatica con esplosioni e che può utilizzare la magia solo una volta al giorno, e di una crociata pervertita che non sa nemmeno colpire un sasso davanti a sé. Non ho soldi, non ho una casa, ho paura di vivere in una stalla, non ho altro che soffrire. Non dirlo a me, da quando ho incontrato questa mezza elfa me ne sono capitate di tutti i colori. Ma grazie al mio aiuto tutto è andato bene e ora viviamo insieme in una bellissima villa. E poi là ho incontrato le due gemelle cameriere e la Loli bionda con i capelli a trivella. Aspetta, ma che cavolo? Alto, non è bello come sembra. Anche se lavoro come cameriere, l'unica a cui sto simpatico è Rem. Ah, Rem è la gemella più piccola, quella con i capelli blu. Ma che cavolo? Ma tanto nel mio cuore esiste solo Emilia, la mezzelfa che ti dicevo. Anche se non ricambia, io non mi arrenderò. Ma che cavolo? Ma insomma, quello che sto dicendo è stato faticoso per entrambi. Ma faticoso un corno! Sei beato tra le donne? Fai la corte alla ragazza che ti piace? Cosa c'è di faticoso? Sei un nemico. Ora sei un mio nemico! Razza di bastardo, Arem ammonito! Ma che significa? Ci siamo entrambi reincarnati in un altro mondo! Quindi cos'è questa differenza di trattamento? Dannazione! No, guarda che io non mi sono mica reincarnato.